Buongiorno, ben ritrovati. Allora, oggi è la prima escursione del 2024 della nuova stagione, che più che un'escursione vera e propria la definirei una perlustrazione. Sono venuto a vedere a quote molto basse, attorno ai 200 metri, anche qualcosa in meno, se cominciavano a spuntare i galletti. Ragazzi, stanno cominciando a spuntare. Andiamo a vedere. Allora, come vi dicevo, stanno cominciando a spuntare i gallettini, ragazzi. Il bosco è bello umido. Questo è già mosso dall'acqua. Vedete? Due piccolini belli freschi. E ne ho visti altri. Allora, uno qua, già di buona misura, già raccoglibili. Altri qua, sotto le foglie, guardate. Questi qui li lasciamo, sono troppo piccoli. Questo lo facciamo. Vedete? C'è un altro piccolino qua, guardate. Eccolo qua. E insomma, ci siamo, dai. La stagione inizia già. Ma ne ho visto pure uno bello grande. Dov'era? Andiamo a vedere un attimo, questo lo lasciamo. Eccolo là, guardate qua sotto cosa c'è, ragazzi. Aspettate che ci arrivo. Mamma mia, che belli. Guardate, guardate, già grossi. E allora la sensazione. Allora, maggio è sempre periodo di galletti, ma visto il clima di quest'anno, caldo e pioggia, guardate che belli, incredibile. E ce ne sono altri qui sotto. Questi pure è uno, due, non lo so, vediamo. È uno o due congiunti, vabbè, comunque a misura. Insomma, sono appena entrato, ma veramente, letteralmente appena entrato. E adesso vado a vedere in altri punti, zone dove c'è anche più edera, più umido. E ne vedo qualcun altro piccolino sotto le foglie. Proseguiamo, proseguiamo. Ragazzi, 10 metri più sotto, 10 metri più sotto, eccoli qua. Mamma, come sono belli. Questo addirittura. No, ma sono belli. Mamma, che ho visto. Facciamo questo. Questo piccolino, vabbè, è mosso. Lo faccio solo perché già era spostato. Ma guardate questi. Guardate qua. Mamma, che spettacolo di galletti, ragazzi. Madonna, guardate. In confronto a questi piccoli, stupendi, stupendi, freschi, mamma. E chi se l'aspettava? Me l'aspettavo di trovarne qualcuno, ma cioè già sono scoppiati. Eccone un altro, eccone un altro. E chissà se ce ne sono ancora. Eccoli, eccoli, eccoli. Guardate, 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 eccolo qua. In presa diretta. Uno qua, questo lo facciamo, abbastanza grande, e poi ancora nel sentiero che percorro prima di inoltrarmi, e ne ho visti ancora, ne ho visti altri. Vabbè, chiudo, ragazzi, raccolgo, se becco qualcos'altro di bello, veramente bello, ve lo faccio vedere. No, vabbè, dai, allora, ragazzi, io oggi non mi meraviglierei se becco pure qualche porcino nero, qualche Eros. Guardate qua sotto cosa ci sta. Io vi voglio vedere qua sotto cosa ci sta. E qua, aspetta, vediamo questo po' di erba. Cioè, le famiglie hanno già cacciato alla grande, mamma, che gallettoni. Madonna, e chi se l'aspettava? Mi aspettavo già una, già in piena buttata. Cioè, ma vi rendete conto? Vabbè, questo è fatto. Ma questo non è niente, guardate qua, proseguo, proseguo ancora. Adesso vi faccio questi due e poi vi faccio una panoramica di quello che ho già visto. È impressionante. Guardate qua. Allora, iniziano là. Zoomiamo un po'. Ma guardate qua a terra cosa c'è. Guardate qua a terra cosa c'è. Là sotto, là davanti, lì. Cioè, io già ho fatto il raccolto, nemmeno tempo 5 minuti, ne vedo ancora davanti. Madonna, che spettacolo! Bellissimi, bellissimi. Cioè, io sono veramente, veramente senza parole. Allora, facciamo questi due, che sono già una bella misura. Sono veramente belli. Allora, uno e due. Poi guardate qua cosa c'è. Ma questo è solo l'inizio, eh. Questo è solo l'inizio.
di fungaie infinite, fungaie infinite. Cioè, ragazzi, ma che cos'è? È vero che il clima è proprio impazzito. Vabbè, questi facciamo, tanto abbiamo già toccati. Guardate qua, guardate che spettacolo! Guardate che spettacolo! Questo è uno, un tutt'uno, comunque un pezzo. Cioè, guardate che galletti! Allora, devo raccogliere tutto. Vabbè, li lascio qua, vi faccio vedere gli altri, dopo li raccolgo. Guardate sta fungaia. Oggi ho avuto l'infelice idea di venire col retino. Vedete? Che è già bello pieno. Non ho preso il cesso, che ce l'ho in macchina. Guardate cosa ci sta. E chi se l'aspettava, ripeto. Sarò ripetitivo, non mi aspettavo assolutamente di trovare questo ben di Dio. Ho fatto 10 metri di bosco. Guardate che galletti. Guardate qua. Madonna, non ci credo. Cioè, maggio l'ho sempre trovati, sempre tanti, ma una buttata del genere, così a memoria, non credo. Vado a raccogliere gli altri e proseguo. E vabbè, non penso che serva aggiungere altre parole. Non penso proprio. Basta l'evidenza dei fatti, guardate qua. Cosa c'è? Sono esterrefatto. Mi sa che devo andare a posare il retino in macchina e prendere il cesto, perché altrimenti li distruggo. E non credo che scenderò più in basso, perché se no ne farei troppi, non è il caso. Lasciamoli comunque. Troppi, troppi funghi. Guarda, sono ovunque, sono ovunque, sono ovunque. Che spettacolo. Che spettacolo. Allora, sono sceso ancora di quota. Sono andato a posare il retino, a prendere il cesto. E come immaginavo, se ci sono i galletti sopra, figuriamoci più in basso di quota. Guardate, da quelli piccoli, relativamente piccoli di nascita, agli aeroplani. Guardate qua, continuo, qui dietro, là, poi c'è un altro qui, altri là in fondo, vedete, ancora in fondo, zoomiamo, forse si vedono meglio. Insomma, tanta tanta roba, ragazzi, tanta roba. Sono appena arrivato giù, mi sa che ne troverò parecchi pure qua sotto. Ragazzi, eccoci qua, sto andando via. Allora, questo è il retino, non è pieno, vedete, sarà pieno il fondo, però l'ho aperto per farvi vedere meglio. Tanti bei funghi, retino che poi sono venuto a posare in macchina. Questo è il cesto, abbiamo fatto un bel fondo abbondante anche del cesto. Messi insieme fanno quasi quasi un cesto pieno, diciamo un due terzi di cesto. Insomma, come prima uscita dell'anno è andata alla grande, non bene, proprio alla grande. Tra l'altro tutti i funghi veramente di ottima fattura. Purtroppo un po' sporchi perché è tutto bagnato, ha piovuto fino a ieri, quindi abbiamo fatto una pulizia sommaria nel bosco e adesso si va a casa e si finiscono di pulire. Ok, speriamo di aver inaugurato bene la stagione, intendo dire che spero più presto di mostrarvi altri video. Di sicuro continuerò ad uscire nei prossimi giorni, visto che siamo partiti col botto. Un saluto e alla prossima. Ciao.